I prati sono degli ambienti estremamente ricchi di specie e ovviamente ogni specie ha una sua storia da raccontare, e allora io oggi ve ne racconto una, la storia della Salvia pratensis o salvia dei prati. Questa è una pianta molto comune, soprattutto nei punti più aridi dei prati, ed è inconfondibile grazie ai suoi fiori di questo colore viola molto intenso, raggruppati in infiorescenze molto allungate. Questa è una pianta un po' particolare perché è una pianta zoofila. Cosa significa? Che si affida agli impollinatori, agli insetti impollinatori, appunto, per la fecondazione. In particolar modo si affida alle api, ma poi possono essere coinvolti altri insetti. E la salvia ci racconta una storia di coevoluzione molto interessante, di coevoluzione tra una pianta, il suo fiore in particolar modo, e gli insetti impollinatori. Il suo fiore, infatti, è formato da 5 petali saldati a tubo, in cui si possono riconoscere un labbro superiore che va a proteggere la parte sessuale, quindi stami che producono il polline e pistillo che produce gli ovuli invece, e un labbro inferiore. Questo labbro inferiore, se notate, è molto espanso ed ha una funzione molto simpatica, potremmo dire, cioè funge da una vera e propria pista di atterraggio per gli insetti impollinatori che vengono a visitare il fiore. Infatti questi impollinatori sono attratti un po' dal colore della salvia, ma un po' anche dal profumo del nettare, per cui si avvicinano, atterrano sul labbro inferiore del fiore, a quel punto entrano dentro in cerca del nettare, e qui accade un qualcosa di molto particolare, perché gli stami della salvia sono modificati a formare una leva. Quindi, quando l'insetto entra dentro al fiore, spinge questa leva e gli stami cosa fanno? Si abbassano. Si abbassano, e a quel punto, mentre l'impollinatore si sta muovendo dentro il fiore in cerca del nettare, gli stami cospargono il dorso dell'insetto di polline. Ecco allora che l'insetto impollinatore può spostarsi da un fiore all'altro e far avvenire l'impollinazione.